tour estivo continua, un gran bel torneo superato. Anche qui esame perfettamente riuscito per gli organizzatori. Sì, sì, e non si deve fare altro che ringraziare Ciccio, come abbiamo fatto con Logri. Sono iniziative incredibili, iniziative che sono fatte per i ragazzi, grazie a loro veramente, perché danno queste occasioni straordinarie ai ragazzi di crescere, di confrontarsi e di vivere insieme dei momenti veramente che servono a loro per la crescita come uomini e alla pallacanestro in generale. Assolutamente, un grazie veramente di cuore. È la giornata di scadenze, di affiliazioni che ovviamente continueranno, il bilancio tutto sommato paradossalmente è positivo. Sì, sì, devo dire che le affiliazioni sono state numericamente quelle che ci aspettavamo, devo dire che c'è abbastanza fermento, siamo fiduciosi di poter organizzare campionati competitivi, le squadre hanno risposto, le squadre si stanno organizzando, segno veramente che si vuole continuare a fare la festa e soprattutto si vuole ripartire per farla probabilmente in maniera adeguata rispetto a quello che serve. Questa sera c'era come responsabile Rosana Nocera, il simbolo del basket femminile in questo momento in Calabria, anche perché è stata promossa in Serie B, era qui nel ruolo di coordinatrice. Una bella risposta anche da questo punto di vista dal settore arbitrale, che se ne deve parlare sempre, magari sbaglieranno, però stanno lavorando molto. Tutto. Continuo, faccio nuovamente i complimenti ad Anna che sta facendo un percorso importante, ma faccio i complimenti anche a tutti gli arbitri che stanno venendo dietro, che con gli errori, con le necessità, diciamo con tutto quello che serve, ma devo dire che con grande voglia e anche con grandi risposte, perché devo dire ci saranno arbitri adesso che sono stati convocati ulteriori, che faranno ulteriore step, continueranno a fare un percorso di crescita anche a livello nazionale. Devo dire veramente che gli arbitri, col lavoro di Giovanni e di tutta la struttura che segue, stanno facendo veramente dei passi in avanti. Ma in vacanza no, andrete? Sì, 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 in vacanza ad agosto, probabilmente una settimana, perché c'è da ripartire, ci aspettiamo la ratifica delle DOA regionali che saranno, per esempio, il 14, circa, ci sarà il Consiglio federale. E poi subito dopo le renderemo pubbliche in maniera tale che con congruo anticipo le società possano organizzarsi per l'attività della stagione 17-18. Novità sugli stranieri, sui settori giovanili ce ne saranno? Sì, sì, ci saranno novità, comunicheremo tutto, ripeto, a brevissimo, una volta che ci sarà la ratifica, in maniera tale che, ripeto, le società possano programmarsi in maniera adeguata. Si parla ancora della festa in rosa, vuol dire che è andata bene? È andata benissimo, ma è andata benissimo al di là di quello che è stato l'impegno, ad avviso, perché anche quello è un settore in cui basta fare delle proposte per farlo decollare. Lavoreremo perché è uno dei settori per noi prioritari, è uno dei settori strategici che deve crescere in maniera esponenziale.